Buongiorno e buon venerdì. Allora, siamo qua nel ponte, quello della Romea della Fossetta, da non confondere col ponte della Fossetta che siamo fermi a 7 anni, quello di Sottomarina, e anche questo è fermo da diverse settimane, almeno un mese. Infatti oltre un mese fa avevamo notato, ma anche allora ci sono stati dei periodi che è stato fermo, e ovviamente prima si pensava perché appunto agosto, temperature altissime, poi il fatto che stanno realizzando altri ponti, quindi ci sono alcuni tempi tecnici, no? Ma adesso effettivamente sono ormai settimane che sul ponte non si vede nessuno, il cantiere è fermo e quindi evidentemente c'è qualcosa che lo blocca questi lavori. Hanno trovato la tomba di Tutankhamen, hanno trovato l'amianto, hanno trovato tutte ipotesi che così diciamo anche in maniera un po' scherzosa, ma è evidente che è successo qualcosa. E quindi, siccome visto che siamo anche in disagio, perché questi lavori noi siamo i primi a difendere gli interventi di ANAS, anzi diciamo sempre di non rimandarli come è successo in passato con altre attività, perché alcuni amministratori rimandiamo, invece non è da rimandare niente, ma adesso veramente ci stiamo chiedendo cosa è successo e magari proveremo a interpellare qualcuno di ANAS se ci riferisce a sapere cosa è successo. In realtà abbiamo anche un sindaco eccezionale, vedrete che sicuramente sarà già informato di tutto e avrà già preso provvedimenti. Stendiamo un velo pietoso.